L'acqua che gorgoglia sotto il flusso del motondoso provocato da motoscafi, vaporetti, dalle centinaia di imbarcazioni che si muovono ogni giorno in laguna. L'acqua che si increspa è la metafora del vivere a Venezia quando inizia la primavera, una stagione che segna l'avvio dei tanti eventi internazionali che animano la città. Reporting from the Front è il titolo scelto per la 15ª mostra internazionale di architettura che apre i cancelli dei padiglioni all'Arsenale e ai giardini il prossimo 28 maggio. Un'occasione che fa confluire in città personalità di spicco dell'arte e della cultura, ma soprattutto crea quel fermento intellettuale e mentale che trasforma Venezia in una capitale internazionale, in un melting pot di linguaggi, espressioni, modi di rappresentare l'esistere e l'esistente. Nella giuria comunicata da Paolo Baratta della 15ª Biennale di Architettura, su proposta del direttore Alejandro Aravena, compaiono l'architetto italiano Pippo Ciorra, Sergio Fagiardo, professore di matematica, l'editrice brasiliana Marisa Moreira Salles, il libanese Hashim Sarkis, rettore della School of Architecture and Planning, e la statunitense Karen Stein, consulente architettonica dello School of Visual Arts di New York. Non solo biennale di architettura, ma anche proposte di arte contemporanea con le nuove mostre a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, in quello specchio compreso da un lato all'altro di Bacino San Marco, dove il motondoso ha poco di artistico e architettonico. I gondolieri con le loro barche nere affusolate cercano di contrastare un traffico di natanti esagerato, ma invocano anche la presenza di più agenti di polizia locale. Il Canal Grande, il corso principale di Venezia, non può subire continui assalti che minano le fondamenta di case e palazzi.